Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella m'abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Queste letture non le avevamo scelte, ma erano adattissime, sono adattissime anche per il concerto che si è tenuto. Ecco, nella prima lettura Dio si presenta come ospite ad Abramo. Ecco, la tradizione cristiana ha visto in quei tre uomini o la Trinità o tre angeli, ma è senz'altro il simbolo della Trinità. Nella lettura evangelica Gesù invece è accolto come ospite nella casa di Marta e Maria. Un rabbi che entra nella casa di due donne, sovranamente libero di andare dove lo porta il cuore. Poteva essere una menomazione fermarsi a parlarne con una donna. Le donne contavano niente, ecco, a quel tempo. Libero Gesù di parlare alle donne, le escluse. Libero di parlare a loro come agli apostoli, seguendo la strada tracciata per la prima volta dall'angelo nell'Annunciazione. Da qui comincia la valorizzazione della donna nell'umanità. Mettere a parte le donne dei più riposti segreti del Signore. E Gesù appare risorto alle donne per primo, e a questa Maria qui sembrerebbe. Gesù ha una meta. La meta di Gesù era Gerusalemme, ma Gesù non tira mai dritto per arrivare alla meta, non passa oltre quando incontra qualcuno. Quando incontra qualcuno si ferma e parla e dice di volergli bene. Per lui, come il buon samaritano, ogni incontro diventa una meta. Ogni incontro con l'altro, con la persona che ci sta vicino, con la persona che incontriamo, è una meta. Maria, seduta ai piedi del Signore, ascolta la sua parola. Il primo servizio da rendere a Dio e a tutti è l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. Dare un po' di tempo e un po' di cuore, questo significa fermarsi, ascoltare, un po' di tempo e un po' di cuore. E dell'ascolto, è dall'ascolto che comincia la relazione. Non ci può essere relazione umana senza ascolto. Mi piace immaginare questi due, Gesù della Maddalena, Maria Maddalena, Maria, chi detta Maria, ma sembra che sia proprio la Maddalena, totalmente presi l'uno dall'altro. E li sento uniti e tutti e due li sento felici. Felice Gesù, felice Maria. Lui di aver trovato un nido e un cuore in ascolto. Lei aveva trovato un rabbi,
un maestro tutto per sé, per lei che è donna, a cui nessuno insegnava niente. Gesù invece si ferma e va a casa di queste donne. Gesù, durante questo ricevimento, questa cena, questo pranzo, si rivolge a Marta, perché Marta si era lamentata che Maria stava troppo a ascoltare lui e non aiutava nei servizi. E Gesù dice: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per troppe cose. Gesù affettuosamente raddoppia il nome, non dice Marta, dice Marta, Marta. Non contraddice Gesù il servizio, ecco, di Marta, ma l'affanno, non contesta il cuore generoso di Marta, ma l'agitazione, che è brutta malattia, l'agitazione. Gesù non dice che stava facendo bene, rimprovera un po' la sua agitazione. A tutti ripete Gesù: attento a un troppo che è in agguato, a un troppo che può sorgere in coiarti. Tante volte noi diciamo: troppo lavoro, troppi desideri, troppi impegni, troppo correre. Viene prima la persona e poi le cose. Gesù non sopporta che Marta sia impoverita in un ruolo di servizio. Non è una donna di servizio, voleva qualche cosa più da lei. Era una donna pensante e quindi non soltanto il servizio. Tu, le dice Gesù, sei molto di più di un servizio. Tu non sei le cose che fai, tu puoi stare con me in una relazione diversa, condividere non solo i servizi, ma condividere i pensieri, i sogni, le emozioni, la sapienza e anche la coscienza. Perché Gesù non cerca servitori, ma cerca amici. Io penso che quelli della Unione delle Confraternite della Misericordia abbiano capito proprio questo, non di essere dei servitori ma degli amici delle persone che sono in sofferenza. Il centro della fede non è ciò che io faccio per Dio, ma ciò che Dio fa per me. Si rovesciano le cose, eh? Noi pensiamo di fare per Dio, ma invece è Dio che fa per noi, che ci cerca. Io penso che le due sorelle si tengano per mano, ecco, Marta e Maria. Con loro, ecco, dobbiamo passare da un Dio sentito come affanno. Marta sentiva Dio come affanno, a un Dio sentito come stupore. È Dio che stupisce. Ecco, e Maria stava ai suoi piedi, stupita delle parole che diceva. Imparerò a passare da un Dio sentito come un dovere a un Dio sentito come desiderio. Questo è l'augurio che faccio per me, l'augurio che faccio anche per voi. Poi una parola, anche il significato di misericordia. Misericordia, ecco, per dire il concerto che c'è stato prima. Misericordia è un sentimento generato dalla compassione per la miseria altrui. Allora è un sentimento di servizio per coloro che stanno male. È una virtù morale tenuta in grande considerazione dalla sedica cristiana e si concreta in opere di pietà o appunto di misericordia. Ecco, alcuni addetti a questa confraternita, diceva Fabrizio, che erano in servizio, stavano rendendo qualche atto di pietà e di misericordia.
misericordia il nome di numerose confraternite e arciconfraternite cattoliche, derivate da quella fiorentina e dedita all'assistenza dei bisognosi. La Madonna della Misericordia, ecco, nell'iconografia del XIII secolo, è rappresentata in piedi, nell'atto di accogliere sotto il suo ampio manto i fedeli a lei devoti. Nel parlare comune misericordia è un grido di meraviglia o di dolore. Se diciamo misericordia, questa è meraviglia, e vogliamo indicare dolore, misericordia, secondo come noi pronunciamo. Altri modi di dire sono avere viscere di misericordia, essere portati a esercitare opere di bene, avere indole caritatevole. E io penso che gli scopi delle confraternite della misericordia siano proprio questi. E noi diciamo anche largo come la misericordia di Dio, cioè la misericordia di Dio è infinita, è sconfinata, non bisogna mai mettere dei confini alla misericordia nostra verso gli altri, perché la misericordia di Dio verso di noi è senz'altro infinita.